Ciao a tutti! Oggi finalmente, dopo 3 giorni di attesa, proverò insieme a voi una full face di prodotti di Makeup Revolution. Ho ordinato un sacco di roba. Ho acquistato tutto quanto sul sito di Cosmetic for Less e si scrive tutto con la K. Ve lo lascerò comunque linkato qui sotto con tutti i prodotti come al solito. Per ogni singolo prodotto che ho preso vi metterò il prezzo qui sullo schermo o ve lo dirò a voce così avete anche un'idea di quanto l'ho pagato. Se siete nuovi qui mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e fatemi sapere qual è il prossimo brand che volete vedere. So che Makeup Revolution è veramente tanto richiesto, quindi se avete qualsiasi altra richiesta per qualche brand in particolare, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Cominciamo! Inizio con il primer. Come primer ho preso questo qui che è il Blur Stick Universal Face Primer. Quando l'ho visto ho pensato fosse il dupe per quello di non mi viene comunque un brand americano, credo sia, non è Tatcha, non è neanche, forse Tarte, ed è un primer che dovrebbe andare a levigare la pelle e rendere i pori molto meno evidenti. Quindi c'è scritto di applicarlo direttamente sulla pelle. E proviamo. Ok, inizialmente non sto vedendo una grossa differenza. Vediamo se magari massaggiandolo un po' all'interno della pelle. Non so, dal vivo non sto vedendo una grossa differenza rispetto a prima, magari voi dalla fotocamera vedete qualcosa di particolare, in caso scrivetemelo, ma dal vivo non sto vedendo niente di magico. Passiamo adesso al fondotinta. Ne ho sentito parlare veramente tantissimo. Questo qui è il Fast Base Stick Foundation e ho visto un sacco di video test, cioè in realtà non li ho visti, ma ho visto un sacco di persone che facevano video test e era da tantissimo che volevo provarlo. Questo qui l'ho pagato 5,99 euro. Ho preso la colorazione F6 basandomi su quello che ho potuto vedere dagli swatches su Google, ma penso che sarà leggermente troppo scuro. Vado ad applicarlo. Oh! Sto iniziando forse a vedere un po' di differenza dal primer. Non lo so, mi sembra molto più levigata la pelle rispetto a prima. Mi sbaglio? Non lo so, magari è una cosa mentale. Ok, forse non è totalmente sbagliato come colore, il che è magnifico. Penso sia la prima volta che mi capita in tutta la mia vita di azzeccare un colore online subito al primo colpo di un fondotinta che non ho mai visto, non ho mai provato. Incredibile, è un miracolo. Passandolo così è veramente molto cremoso e molto facile da applicare, non so, vi faccio vedere che lo applico anche sul collo per evitare di avere troppo sacco. Comunque, non so se riuscite a vedere come si stende veramente facilmente, è proprio molto cremoso. E se è una buona formula, penso che prenderò anche le colorazioni per fare il contouring, perché mi sembra veramente bello cremoso, facile da stendere e secondo me è una cosa molto positiva nei prodotti in crema perché sono 10 volte più veloci da utilizzare e hanno un effetto molto più naturale. Ok, vado a sfumarlo con un Morphe M439. Ok, allora, così a primo impatto la coprenza mi sembra molto buona. Ha un finish naturale, ma non è tanto naturale, nel senso che sulla pelle vedete che c'è il prodotto. Non so come spiegarvelo, ma penso che forse dalla fotocamera si riesca un po' a vedere. È il tipo di fondotinta che se continuate ad andare per ottenere più coprenza diventa cakey, quindi va poi a separarsi, si vede che c'è tanto prodotto. Non saprei, non è il fondotinta più naturale da indossare, cioè come finisce è naturale, quindi visto da lontano sembra molto naturale, visto da vicino si vede che avete il prodotto su. Non è un L'Oreal Infallible che è praticamente invisibile sulla pelle e non lo vedete neanche, questo è. Si vede, è un po' più pesante. Prima di passare al correttore, ho un prodotto che voglio assolutamente provare, che non lo so, quando l'ho visto l'ho voluto mettere subito nel carrello perché io sono fissata con queste cose. Questo qui è il Jelly Highlighter nella colorazione Monumental ed è un illuminante in gel. È un po' tipo quello di Farsali. E vado ad applicarlo direttamente sulle guance. Sugli zigomi, sulla parte alta degli zigomi, ce la posso anche fare. E vi dirò che quelli di Farsali e di Iconic London sono un po' più intensi, però non si sfuma affatto male ed è molto naturale sulla pelle, quindi è
Anche questo dovrò continuare a provarlo e riprovarlo, però così a primo impatto qualcosina si vede. Come correttore, finalmente, finalmente. Proveremo insieme il Conceal and Define di Makeup Revolution. Quanto avete sentito parlare di questo correttore? Ma quanto? Io ne ho sentito parlare tantissimo, tant'è che ne ho prese due colorazioni, una EC6 e una EC5. E di uno dei due ho preso la taglia super size. Quello normale, nella taglia normale, costa 4,99. Quello nella taglia più grande costa 8 euro. E in quello più piccolo ci sono 4 grammi, in quello più grande ce ne sono 13, quindi se avete già provato questo correttore vi consiglierei di prendere la taglia più grande perché risparmiate un po' di soldi. Questo qui è C5 e questo qui è il C6 e penso che userò il 6 perché è più chiaro. Ne metto anche un po' sulla fronte, sul naso, perché voglio coprire un po' di più le lentiggini che ho sul naso e un po' sul mento per andare a bilanciare il colore. E vado con la Beauty Blender a sfumarlo. Allora, mi ha fatto un po' di pieghe sotto gli occhi, e non una cosa esageratissima, però me le ha fatte. La coprenza, a livello di coprenza, è veramente tanto simile al Tarte Shape Tape. Sapevo che era un dupe, ma non pensavo fosse così tanto simile, quindi farò sicuramente scorta anche di questi qui. Per andare a settare tutto ho preso la Banana Luxury Powder. Ok, ne ho messa un po' dentro il tappo e vado ad applicarla qui sotto. Oh. Ok, la cipria non mi piace neanche un po'. Ho fatto la stessa cosa di quella di Fenty Beauty, nel senso che è una cipria veramente tanto pigmentata, quindi lascia giù il giallo. Cioè, invece di essere una di quelle ciprie con cui fate il baking che poi togliete e vi lascia soltanto uno strato che dà più luminosità al viso, è completamente gialla. Quindi questa cosa me la prendo come mia responsabilità nell'essere comunque tornata a prendere la banana powder. Quindi colpa mia. Ma a parte quello, questa cipria è cakey, come non ne ho mai viste in vita mia. Ha fatto veramente un totale disastro. Io non so veramente quanto riuscite a vedere, ma forse già solo dai miei occhi riuscite a vedere che mi ha fatto un totale disastro. Quindi ora, molto velocemente, tolgo tutto, rimetto tutto tranne la cipria e torno tra un secondo. Ok, ora è decisamente molto meglio. Per settare tutto ho usato la cipria di Nabla, questa è la... Questa è la Close Up Baking and Setting Powder. La base è decisamente 20 volte meglio. Personalmente la cipria non mi è piaciuta affatto. Comunque ho voluto rifare tutto per farvi vedere la differenza, cioè per capire soprattutto se fosse un problema del correttore, del fondotinta, del primer, della cipria, ed è decisamente un problema della cipria. Quindi questa qui personalmente non ve la raccomanderei anche in altre colorazioni, ma perché è proprio molto pesante e dà un effetto proprio brutto, a pezzi, a... non lo so, non mi è piaciuta proprio per niente. Vado a mettere ancora un po' di cipria sempre di Nabla qui sotto gli occhi, perché ora passiamo agli ombretti e alle sopracciglia e non voglio avere fallout che vadano a rovinarmi la base. Faccio prima le sopracciglia usando questo qui che è l'Eyebrow Cushion nella colorazione Soft Brown. Io ho lo stesso prodotto di Iconic London, ma l'ho finito. Ok, vado ad aprirlo. Speriamo che sia. Oh yes! È un cuscinetto in cui c'è all'interno. No! No! Torna dentro. Come vi dicevo, è un cuscinetto e all'interno di questo cuscinetto c'è il prodotto. Quindi se io vado a premere, il prodotto esce. Infatti ora ho le unghie marroni. Perfetto. E penso che sia un colore troppo chiaro per il colore che ho adesso di capelli, che sono un po' scuri. Però di solito li tengo molto più chiari di così. Sto aspettando che il colore che ho fatto della tinta si scarichi in modo da diventare un po' più chiaro. Non so se riuscite a vedere, ma ho un buchettino qui che non riesco a coprire. Non capisco. La consistenza è veramente, veramente ottima. Mi sembra un gran bel prodotto, non le lascio così, dopo vado con il correttore. Decisamente meglio rispetto a prima. Non sono
assolutamente perfette, ma le sopracciglia sono la cosa che più odio in assoluto. Qual è la parte che meno vi piace della vostra makeup routine? Cioè, quella cosa che quando vi truccate, qual è la cosa che più odiate fare? Sono curiosa, io odio fare le sopracciglia, è una cosa che non sopporto, alla fine vengono sempre come gli pare a loro, quindi è tutta fatica sprecata per me. Sugli occhi oggi utilizzerò questa palette qui, che è la Pro HD Amplified 35 palette, ed è questa qui. Ho deciso di prenderne una super colorata perché di solito prendo sempre quelle con i toni caldi o i toni neutri. Ok, all'interno ho dei colori veramente stupendi, vediamo un po', proviamo. Oh, ok, prezzo, io voglio il prezzo, $19,99, quindi 20 euro. Ci stiamo prendendo un momento per fare degli swatches, quindi mettetevi comode. In fotocamera non sembra che si vedano molto bene, detto proprio sinceramente, ma dal vivo sono veramente belli. Ho deciso che per quanto riguarda questo video farò una cosa molto non semplice, però sui toni comunque caldi, sui toni neutri, perché voglio darvi comunque un'idea per San Valentino. E però mi vedrete utilizzare sicuramente questa palette anche in altri video, però su Instagram creerò altri look con altri colori su Instagram, quindi se ancora non mi seguite lì, c'è qui da qualche parte il nome, venite a seguirmi così potete vedere altri look con questa stessa palette. Vado con questo colore qui e vado ad applicarlo nella piega dell'occhio. Lo sfumo un po' con un Morphe M514 pulito per andare a rendere il colore leggermente più soft. E ora vado a prendere questo marrone scuro caldo qui e vado con un Morphe M507 ad applicarlo nella piega dell'occhio e nell'angolo esterno. E vado a prendere ancora un po' del colore più caldo che abbiamo usato e mi aiuto per andare a sfumare il marrone. Ora vado a riprendere il Conceal and Define di Makeup Revolution, che è il correttore, e vado con un MAC 242 a creare un half cut crease. Vado a usare questi glitter qui, e questi sono i glitter paste nella colorazione Power Hungry. Sono dei veri e propri glitter in gel e li vado a pressare dove ho messo il correttore. Come liner vado a usare questo qui che si chiama The Liner Revolution. Non capisco, sulla mia mano sta scrivendo tantissimo ma sul mio occhio no. Non mi sta piacendo tantissimo, ma perché non scrive? Cioè, ve lo giuro, qui sulla mia mano, no, adesso non scrive più neanche sulla mano, però più o meno scrive. Sull'occhio no, cioè qui non sta facendo proprio nulla. No, l'eyeliner non mi piace, perché per poterlo utilizzare dovete schiacciarlo. Vedete, se lo schiaccio il prodotto esce, ma se non lo schiacciate, vedete che qui non c'è nulla? Nella rima inferiore dell'occhio vado ad usare di nuovo il colore aranciato che abbiamo usato prima e nella rima interna vado ad usare una matita nera. Ho sempre la sensazione che le ciglia finte salvino qualsiasi tipo di situazione. Fino a 3 secondi fa mi faceva letteralmente tutto schifo e ora con le ciglia finte dico non è tanto male. Ok, ho appena realizzato il fatto che non ho nessun bronzer, il che è strano. No! Perché sul sito questa qui si chiama Ultra Blush and Contour Palette e invece è una Ultra Professional Blush Palette, quindi sono solo blush. Però dal sito sembrava che ci fossero anche delle colorazioni più marroncine, più adatte per fare il contouring o per abbronzare un po' il viso. Allora facciamo così, vediamo come va usando soltanto il blush, vediamo come ce la caviamo e in caso al massimo userò un bronzer normale. Comunque vediamo. Oh, sono veramente molto belli. Ok, uso questo qui direi, questo qui sotto. La palette di blush penso che lo userò veramente tantissimo perché sono veramente molto belli, sono belli pigmentati, ma i toni sono scusate, i toni sono anche dei bei toni, nel senso non sono troppo intensi, sembrano veramente molto belli come blush. Così a prima impressione, però mi sembra veramente bella. Finalmente abbiamo un vincitore. Poi ho preso una palette di illuminanti che non è di Makeup Revolution ma di Revolution Pro e penso, ma non sono al 100% sicura, che siano
della stessa compagnia, solo che questa linea qui penso sia più, diciamo, leggermente più costosa e leggermente più di qualità, però non ve lo so dire con esattezza, vi dico proprio la verità, è quello che mi è venuto in mente guardando, ho detto, ah, sarà una nuova linea, però non lo so. Comunque ho preso questa palette qui, che è la 4K 4K Highlighter Palette, nella colorazione Gold. Oh, e sono quattro illuminanti. Ok, oh my gosh, ok, non riesco a dire nient'altro se non ok, vado ad usare questo colore qui, speriamo bene. Allora, sono veramente tanto polverosi. Nel senso che anche adesso che lo sfumo, non so se riuscite a vedere un po' di polvere che vola in giro. Guardate anche qui per dirvi, no? Cioè, vedete che fanno un sacco di polvere quando li toccate. Però devo dire che non sono affatto male. Io preferisco qualcosa che sia più, ancora più, mi viene da dire morbido sulle guance, più cremoso, ecco. Perché qui si vede che è un po' secco come illuminante. Però passando sopra il setting spray, che ovviamente non ho preso il setting spray. Comunque, passando sopra il setting spray va decisamente ad ammorbidire il tutto, a renderlo meno polveroso e a renderlo molto più bello. Quindi il potere illuminante c'è, ce n'è tanto, è bello intenso. Infine, come rossetto ho preso questo qui, che è un Iconic Matte Nude Revolution nella colorazione Expose. Il packaging è veramente stupendo. Vado ad applicarlo sulle labbra. Ok, con il trucco non ci azzecca proprio niente di niente. Sembrava molto più scuro sul sito. Comunque, vorrei che fosse leggermente più cremoso. Vado ad applicare sopra anche questo gloss, che è il Lip Topper nella colorazione Exquisite. Questo qui è il trucco completamente finito. E direi di fare un attimo un recap di tutto quello che ho utilizzato, così vi dico esattamente cosa penso di ogni singolo prodotto dopo averlo applicato. Allora, per quanto riguarda il primer, non credo di aver visto una enorme differenza, ma devo sicuramente provarlo con altri fondotinta per vedere com'è, se funziona, se mi dà. Non lo so, con questo fondotinta nuovo, sinceramente, non posso vedere una differenza. Devo provare a usarlo con il fondotinta che uso tutti i giorni per poter sapere se effettivamente crea qualche cosa di magico oppure no. Per quanto riguarda il fondotinta, anche qui continuerò a provarlo e utilizzarlo, ma vi dico la verità, vedendolo adesso, dopo aver finito tutto il trucco, lo trovo veramente molto cakey. Come vi dicevo, la coprenza è molto bella, il finish è molto bello, ma è molto, cioè è proprio, è un po' grumoso. Se guardate da vicino, si vede che è parecchio secco, soprattutto con sopra la cipria. Il correttore, prima impressione, super sorpresa, cioè sono veramente tanto contenta di averlo acquistato, sono contentissima di averne presi già due e trovo che sia veramente molto bello, molto coprente. Dovrò continuare a provarlo e utilizzarlo. Per quanto riguarda l'illuminante in gel, devo dire che mi è piaciuto, non correrei a comprare tutti gli altri colori, ecco. Non lo so, devo provarlo ancora un po' di volte, ma anche se si sfuma veramente molto bene, non è bello strong, super evidente come piace a me, quindi non lo so, continuerò a utilizzarlo soprattutto magari nei mini video di Instagram. Nota dolente, per quanto riguarda la cipria, per me è un grossissimo no, purtroppo, non per quanto riguarda il colore. Il colore l'ho completamente cannato io e siamo d'accordissimo su questo, ma proprio per la cipria in sé, appena l'ho messa su, non so se, non posso sapere se sia la cipria con il fondotinta o se magari con altri fondotinta funzionerà meglio. Continuerò anche questa qui a provarla. E con questo fondotinta in particolare è stato un vero disastro. Con questa base non ve la raccomanderei. Di nuovo la proverò in altre occasioni e vi terrò aggiornati. Per quanto riguarda il brow cushion, quindi per le sopracciglia, mi piace tantissimo. L'avrei preso di una colorazione un pelino più scura, ma mi piace veramente un sacco, ripeto, le mie sopracciglia non sono in alcun modo perfette, ma sono meglio del solito, quindi direi che è approvato. La palette, come vi dicevo, la userò in mini video su Instagram e farò delle cose molto più colorate. Volevo fare qualcosa di glam per San Valentino, per restare comunque nel tema,
Però non vedo l'ora di usare questi viola, questi azzurri qui. Potete vedere anche voi che comunque i colori sono abbastanza pigmentati, non è una cosa eccezionale, ma sono comunque pigmentati e ci si può comunque lavorare. Dei glitter per gli occhi. Hanno fatto il loro lavoro, è stato abbastanza comodo, non c'è stato un gran casino sulla faccia, tipo glitter che cadono ovunque, sono stati veramente facili da utilizzare, quindi se vi piacciono i glitter vi consiglierei di provare questa formula qui, quindi di provare questi glitter in gel. L'eyeliner purtroppo non mi è piaciuto per niente, come vi facevo vedere, a parte che ci ho messo penso mezz'ora per fare l'eyeliner, il che è tanto per me, di solito in realtà è tanto per tutti, cioè se siete già abituati a farvi l'eyeliner non se è la prima volta, ma se siete già abituati mezz'ora è tantissimo e l'ho trovato veramente tanto difficile da comprendere perché se lo passo sulla mano il colore c'è, ma se praticamente il colore, l'inchiostro arriva fino a qui ma non arriva fino alla punta e per cui è difficilissimo riuscire a disegnarvi sulle palpebre usando questa parte qui. La palette di blush la raccomanderei tantissimo, mi sembrano veramente molto belli, pigmentati, facili da sfumare e il prezzo è giusto, per cui se avete bisogno di nuovi blush vi consiglierei di provare questa palette qui. Riguardo alla palette degli illuminanti, è assolutamente stupenda e bellissima. Come vi dicevo, con un setting spray danno un finish molto più morbido, più cremoso, sono un po' polverosi per quanto mi riguarda, ma sono veramente, veramente molto belli. Il rossetto avrei voluto che fosse leggermente più cremoso di così e non mi piace tantissimo l'abbinamento rossetto con gli occhi in questo momento, ma è solo per provare i prodotti. Comunque, avrei voluto che fosse un po' più cremoso e un po' meno secco, perché ho già, le mie labbra sono già secche a prescindere, quindi non voglio qualcosa che vada a risaltarlo. E tenete presente che ho fatto lo scrub letteralmente prima di filmare questo video alle labbra con uno scrub per labbra, quindi figuratevi, le mie labbra sono le più secche al mondo probabilmente. Per quanto riguarda il gloss invece penso che sia assolutamente stupendo e con il rossetto non si vede tanto, ma vi faccio vedere lo swatch sulla mano. È veramente bellissimo, non è troppo, ma è comunque molto particolare. Usato anche senza niente sotto, secondo me deve essere veramente, veramente bello. Per ora, mentre parlavo, non mi si è trasferito niente sui denti, almeno non credo, quindi dovrebbe essere un buon gloss. Abbiamo provato tutti questi prodotti insieme, alcuni sono andati bene, altri sono andati male, ma io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a provare questi prodotti con me. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like a questo video, sapete che mi aiuta tantissimo a raggiungere nuove persone. E se siete nuovi qui, non dimenticate di iscrivervi. Come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!